settimana intensa di divertimento e di apprendimento. È iniziata ieri per 28 ragazzi dagli 8 ai 15 anni impegnati nel Fiorentina Camp, organizzato dalla Junior Macerata in collaborazione con il Club Viola. Camp che ci è stato offerto, diciamo, di essere impegnati con la Fiorentina, che sta iniziando questo tipo di rapporto a livello nazionale. Noi siamo stati contattati, abbiamo fatto in modo di organizzarci e di raggiungere il minimo numero per poter fare questo evento. Ci siamo riusciti molto bene ed oggi, diciamo, iniziamo questa avventura. Ero emozionato prima, quando abbiamo iniziato a spargere, diciamo, la notizia di questo camp. Sono ancora più emozionato oggi che è iniziato, perché i preparativi sono stati abbastanza impegnativi, perciò fin quando non si inizia c'è sempre un piccolo, diciamo, problema, però che tutto sia a posto, che tutto sia vada bene e che la settimana scorra tranquilla, soprattutto per i ragazzi. Uno staff qualificato ha accolto i giovani al campo della Vittoria. Abbiamo allenatore in campo e poi fuori dal campo ci sono io, che sono una tutor. Sono di supporto ai ragazzi nei momenti in cui non si allenano, saranno impegnati in attività che svolgeranno appunto con me, ma sarò d'aiuto anche ai mister, insomma, durante gli allenamenti. Per qualsiasi cosa io sorveglio, aiuto e insomma faccio tutto quello che serve. E il camp è un camp molto bello, funziona. I ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con mister nuovi che hanno delle esperienze alle spalle importanti, tutti molto validi, selezionati, e c'è solo da imparare e da divertirsi sicuramente. Fissate subito le regole per una full immersion tesa ad imparare il calcio, ma non solo. Le regole sono importanti soprattutto il giorno d'oggi, anche perché si vive un po' una situazione di confusione generale, e secondo me lo sport serve proprio anche a questo, quindi a far crescere i ragazzi nell'ordine, perché nella confusione si vive male, quindi lo sport deve assolutamente aiutarci a crescere. È una settimana molto impegnativa, perché comporta sia il livello di amicizia, a livello di comportamento, di educazione, e non ultimo anche la parte tecnica in sé per sé. Perciò, come ha spiegato un ragazzo dello staff, dice: questi sono ragazzi che durante la settimana fanno al massimo 3 allenamenti, in questa settimana ne faranno 12, perciò ci vorrà la massima collaborazione da parte dei nostri atleti per poter arrivare fino a sabato, insomma, e capire cosa significa cercare di fare il calciatore. Gianmario Cappelletti ha ricevuto i complimenti degli ospiti per la struttura e l'organizzazione messa in piedi. Questa è veramente una struttura ad hoc per il calcio, il centro di Macerata, come tutti conoscono. Abbiamo fatto in modo di non lasciare niente di intentato per trovare a disposizione di questi allenatori tutto quello che era per loro possibile per poter lavorare bene. Abbiamo iniziato, poi se c'è da migliorare qualcosa durante la settimana lo faremo.